Iniziamo a centrarci nel nostro respiro. Chiediamo l'assistenza dall'alto, dai grandi maestri, dagli esseri di luce, dai nostri fratelli e sorelle stellari e cosmici. Respiriamo con pienezza, inspiriamo amore e rilasciamo gratitudine. Percepiamo i profumi nella stanza, dovunque siamo. Rimaniamo in ascolto del nostro respiro. L'aria che fluisce dentro di noi è luce, è calore ed energia. E riempie di luce ogni cellula del nostro corpo. Possiamo percepire la luce diffondersi in noi stessi attraverso il respiro. Ancora inspiriamo insieme e dolcemente rilasciamo. Inspiriamo. E dolcemente rilasciamo. Ora, mettendo le mani sul petto, respiriamo al centro del nostro cuore. Sentiamo l'amore che si irradia dal nostro centro. Ed espande e amplifica la nostra energia. Siamo perfettamente rilassati. Pieni di luce. Iniziamo a visualizzare le radici. Le che si dipartono dai nostri piedi o dal chakra radice se siamo seduti o sdraiati. Chiediamo il permesso alla Madre Terra per entrare in contatto con la sua energia, con il suo cuore, con il suo battito
visualizziamo le radici sempre più spesse che affondano in profondità. Possiamo percepire la sua energia, la sua accoglienza. Il flusso di energia che risale e nutre il nostro corpo. Continuiamo a respirare al centro del cuore, percependo l'amore che si irradia sempre più intensamente da noi stessi. E ci connettiamo adesso al sole o alla luna, a seconda del momento, e andando ancora oltre alla grande luce, alla fonte unica e infinita che tutto pervade. Ci spostiamo con la coscienza sino alla grande luce. Chiedendo di ricevere il nutrimento sottile dall'infinita luce che si irradia dal centro del cosmo. Chiediamo anche qui il permesso di ricevere la luce nella forma ancora più sottile, di ricevere i codici di luce per la nostra elevazione, per la nostra evoluzione. Continuiamo ad espandere l'amore, aprendo il nostro cuore e ci apriamo a ricevere la luce. Con gioia, con gratitudine, percepiamo i fasci luminosi arrivare al centro del nostro cuore. Sostenere la nostra apertura alla comprensione e alla visione. Al potere del nostro cuore. Accogliamo con amore i fasci luminosi che arrivano. Al centro del cuore che si espande come una sfera di luce in tutte le direzioni.
Visualizziamo il nostro asse centrale illuminarsi. Tutto il corpo si riempie di luce. E da noi stessi una sfera si espande, irradiando luce che è nutrita dal centro di noi stessi, dal centro del nostro cuore. Ora, in ascolto di noi stessi, creiamo insieme, al centro del nostro cuore, nel nostro sacro spazio interiore, ricolmi di luce in espansione, la nuova realtà. Che cosa desideriamo vivere? Qual è il nostro desiderio di amore? Lasciamo che le immagini possano arrivare. Un mondo di luce, di pace, di amore, in cui tutti i bambini sono felici, sono amati, sono sostenuti. Sono accompagnati, sono riconosciuti, sono guidati, sono custoditi. Ogni bambino è parte dell'umanità ed è un'anima di luce. Nel nostro desiderio c'è un mondo ricco e abbondante, prospero. Con i frutti della terra, i doni che la vita produce. Nella condivisione di questi beni, con spirito di fratellanza e di sorellanza, amore, saggezza, armonia, regnano nel nuovo mondo. La consapevolezza che ogni essere nasce libero. La consapevolezza della necessità di ogni percorso in unità. La consapevolezza della visione di luce.
La consapevolezza della guida e il supporto degli esseri superiori. La consapevolezza del valore dell'aiuto e dell'ascolto reciproco. La consapevolezza della grandezza, dell'unità del maschile e del femminile elevati. La consapevolezza del valore di ogni insegnamento per espandere la coscienza. Continuiamo a desiderare dal centro del nostro cuore il nuovo mondo. Equilibrio, ordine e giustizia. Fiducia, grazia, bellezza. Ogni vibrazione di luce nasce al centro del nostro cuore e si irradia, richiamata interiormente. Ogni vibrazione di luce è un colore che disegna il nuovo mondo. Siamo uniti nello stesso intento, tenuti per mano nel cerchio di luce. E dal nostro cerchio irradiamo, dalle nostre sfere, tutti i nostri desideri. Luce e colore si espandono dal centro di noi stessi e si combinano con i colori e la luce di tutti gli altri. Noi portiamo vita, potere, stabilità. Ordine, verità. Possiamo rimanere ancora qualche istante a visualizzare le immagini, a sentire i nostri desideri
più profondi per la creazione della nuova terra, sintonizzandoci a ciò che desideriamo interiormente, al desiderio dell'anima. Nel sentimento di unità tra di noi, con il tutto, con la madre terra, con tutti gli esseri viventi, con la famiglia umana, con i fratelli stellari e cosmici, gli esseri di luce e i grandi maestri, la madre terra, sino ad arrivare alla grande luce, fondendoci in essa, continuando a nutrirci di luce. E a portarla in ogni nostra emanazione. Ognuno di noi può continuare a visualizzare, a focalizzarsi, espandendo l'amore dal centro, respirando amore. E piano piano, come ci sentiamo pronti, possiamo lentamente ritornare. Questa è la nostra creazione. Così è.